Ciao a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming con una nuova puntata della serie Proviamolo. Oggi proviamo insieme Dreamscaper. Ragazzi, ringrazio moltissimo lo sviluppatore per avermi dato la chiave di gioco. Tanto per cominciare, il gioco si apre così, ragazzi. Proprio così, è la prima cosa che ti appare appena lanci il gioco. Vabbè, la schermata d'inizio, benvenuto, perché questo è un gioco in early access, eccetera. Ma dopodiché ti dà la possibilità di selezionare il tipo di controlli e ti butta in game, così. Dreamscaper è un action RPG con elementi roguelite, ragazzi, ma con molte caratteristiche particolari e peculiari che ti permettono, per esempio, di, a quanto ho capito, di manipolare il tempo o cose del genere. Mi è sembrato molto interessante e promettente da molti punti di vista, perciò sì, sono stato veramente ansioso di provarlo. Ok, possiamo andare lì in fondo. Di qua, eh beh sì, forse proprio lì in fondo. Boh, e passi da una zona all'altra così e non c'è niente che, tra virgolette, funzioni. Poi puoi soltanto muoverti. Ci sono dash, cose del genere. Ti butta nel gioco proprio così. No? Di qua non ci sono andato perché mi sembrava non portare da nessuna parte, ma... Eh no. Sembra effettivamente non portare da nessuna parte. Ma che strana sta cosa. Ah, aspetta, c'è una tomba diversa dalle altre. Eh sì, infatti, ecco. Non l'ho notata subito. Era un sogno. E... Ah, adesso sei in questa modalità qui. Già da queste prime battute, però, sembra affascinante. 10 anni prima. Lo stile del gioco mi piace molto. Sì, direi che il tutorial... Dungeons of Immortals... Oh, è un gioco! Ha praticamente ti... Ok, c'è la protagonista che sta giocando a un videogioco e questo è il tutorial? Che figo! Ok. Ah, ok. Danni bonus. Ok, è tipo l'attacco pesante questo. Bisogno di munizioni. Ah, che sono qui, giustamente. Durante il flash bianco. Però questa ancora la devo capire del tutto. Ah, ok, questo è il dodge. Ah, ok.
Fast travel. Ops. Alcune cose. Guarda che peccato. Alcune cose. L'animazione, queste cose. Primary Lucid Attack. Oh. I Lucid Attack hanno i loro cooldown. Ok. Alcune stanze hanno Rim Rush. Ok. Allora, il Lucid si ricarica man mano che sconfiggi i nemici. Allora, alcune stanze sono bloccate. Trovare, magari distruggendo alcune cose, ok. Qui c'è una chiave. Alcuni distruttibili richiedono delle bombe per essere distrutti. Ah, questo droppa la bomba. Ah, sono un po' tantini i controlli comunque, eh. E già me ne sono dimenticati la metà. Allora, le bombe possono anche essere utilizzate in combattimento per fare molti danni. E questo, una trappola. Che è successo? Ah, si è danneggiato il videogioco. Ah, un altro crash. Ok. Ah, non ho le bombe. Ah, perché appaiono lì, effettivamente. Io non ci posso andare. Posso però andare di qua, immagino. Barbarian Class. Ah, qui devo scegliere la classe. Non ho neanche guardato quell'altra. Però vabbè, da corpo a corpo mi piace, mi piace, mi piace. Ok, in questi giochi quasi lo preferisco. Forse. Poi c'era un fantasma, è sparito. Ma sono dei ricordi, delle cose. Riesco a prendere il tempo delle cose. Però una bomba l'ho trovata. Tiriamola su questo. Cosa ho trovato? 200 di qualcosa. Ah, proiettili. Projectiles full. Dovrebbe questo, no? Ok. Che abilità è questa che ho? Cosa... Non l'ho mica capita. Ma cos'è un... un puzzle? Ah, qui c'è un tesoro, però non... non me lo fa pre... Vabbè, aspetta. Forse... Rain of Blades... Ok, ah, quest'altra abilità, ok. Ah. Questa si ricarica velocemente, devo dire. Ok. In alcune cose le animazioni sono un po' così così, porcaccia la miseria. Ed è un gran peccato perché... Sto
cercando di andare a tempo, ma non ce l'ho tanto fatta. Vediamo un po' tipo... Ok, grande. Più o meno, almeno. Ok, pozione e salute. Qui c'è uno shop, tipo. Cento di sand. Ah, questa è la sand che ho. Rifai. Ah, ok, una bomba. E questi? Black. Ah, i parry. Ah, va bene, sono delle cose in più. Roll 3. Katana 3. Static field. Ok, sono tutte abilità. Guarda, è veramente affascinante. Se non fosse che alcune cose, il combattimento, per esempio, peccato, non è proprio così tanto soddisfacente. Peccatissimo, dannazione. Aspetta però. Grazie. E qua mi sa che c'è tipo il boss. Guarda, dannazione, alcune cose sono fatte veramente benissimo e altre lasciano un po' perplessi. Au. Allora, magari... Aspetta, ecco. Ah, potevo colpirla. Pesantuccia come cosa, eh. Il parry è un po' impietoso, eh. Bam. Vediamo se... Sì, più o meno. Cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Che cosa fa? Ah, ok. Questo attacco è più o meno così. Cioè, guarda, se solo, mannaggia la miseria. Un po' meglio, un po'... Wow! Non si sa come l'ho schivata questa. Forse non so se l'ho presa. Sì, l'ho presa. E gli ho fatto molto male, però vedo che si sta anche un pochettino curando. Aspetta. Colpita. Un sacco di cose. Inside, project is full. Questo è toy tank. Ah. Ok, mi ha aumentato la vita. E questo? Ascendi. Ma cosa? Guarda, porca miseria, questo gioco è ispiratissimo. Ah, results. Hometown, 100%. The next day at 3 hours, 3 minutes. E c'è il progresso per... Dannazione. Benvenuto al Waking World. Questo è dove Cassidy incontra nuovi personaggi, fa dei... crea dei... regali e aumenta le, migliora le sue relazioni. A differenza del Dream World, il tempo passa e i... i tuoi progressi persistono nel Waking World. Ok. In journal. Sì. Ah, si sbloccano alcune cose. Handmade coaster. Artistic photo for a trip abroad.
differenti personaggi hanno differenti interessi e delle preferenze per i regali. Ah, questo dovrei riuscire a farle. Perché non me le fa craftare? Queste ce l'ho. Boh. Ah, sono salito lì sopra. Vedi? Allora, ci sono alcune cose che sono... Mannaggia. Specie caffè. Allora, il tempo è una risorsa che migliora, cioè viene rimessa a posto, cioè perché non mi vengono i termini? Refilled, cioè refilla, porca miseria, vabbè, torna normale, basata su quanto Cassidy ha dormito nella notte precedente. Azioni come viaggiare richiederà tempo. A un certo punto Cassidy si stancherà e avrà bisogno di riposare. Silk Lounge. Mi dice di andare. Interagisci con lei. Eve è una stranger, cioè straniera, sconosciuta. Allora, giusto per parlare. Gift. Handmade coaster. Ah, ok, il primo livello di... Ehi? Hey? Yes, right? Yes, giusto, sì? Quasi. Posso aiutarti? Stavo per chiedertelo. Prego? Sei venuta qui ogni giorno per 2 settimane? Ordini una bottiglia di acqua tonica? Ti siedi lì? E stacchi l'etichetta molto lentamente. Io... Ma mi guardi a lavorare. Mi osservi come se avessi dato un calcio al tuo gatto. Non ho dato calcio a nessun gatto recentemente. Quindi... Che succede? Che ti passa per la testa? Perché? Non hai niente di meglio da fare? No, in realtà no. Non viene nessuno in questo orario. Beh, io sto bene. Stanca. E basta? Non ti sto fissando. Solo le tue cartoline. Le cose dovrebbero essere differenti. Sempre. Ma non cambia niente a meno che tu non lo faccia cambiare. Sì, beh. L'ho fatto. Non è andata molto bene. Grazie per l'acqua. Alcuni oggetti sbloccati. La percezione di Eve. Ok, quindi mano a mano che sblocco le relazioni con le persone, si sbloccano delle abilità. Ok. Posso equipaggiare la nuova influenza. Ok. Quindi influences. Questa. E ok. Ora sei libero di esplorare Devon da solo. Una volta che Cassidy si stanca, devi tornare al suo appartamento e andare a dormire per iniziare il prossimo sogno. Allora, ragazzi, è veramente ispirato questo gioco. Porca miseria, sembra veramente carino. Però dannazione nel gameplay. Ci sono delle cose che non vanno tanto bene, che non sono state curate bene. Per esempio nel gameplay, eccetera, il feeling del combattimento non è un granché. Devo dirvi la sincera verità. E alcune cose, mancano dei suoni, non ti dà una gran bella sensazione. Dovrebbe assolutamente esserci.
Però guardate intorno a voi, il concetto del gioco, lo stile del gioco, la cura nella realizzazione grafica di certe cose mi rendono inspiegabile il perché non abbiano curato altrettanto bene il combattimento, che è una cosa assolutamente fondamentale mentre giochi. Che peccato, questi sono tra i giochi che mi fanno più innervosire, perché avevano delle enormi potenzialità e... capite che cosa intendo? Vabbè, ragazzi, comunque, io direi di terminare qua, ma questo gioco secondo me... porca miseria, io spero che ci lavorino ancora, che il feeling del combattimento sia in futuro un pochettino diverso. Porca miseria, che peccato. Va bene, comunque, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Avete notato la stessa cosa che ho notato io? Vi ha ispirato anche a voi tantissimo e però non avete notato delle cose un po' oppure non vi è piaciuto, oppure vi è piaciuto e basta e non avete notato le cose che ho detto io? Fatemi sapere un pochettino nei commenti. D'accordo, ragazzi? Direi che per oggi è tutto. Grazie mille per aver visto questo video e come sempre, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti quanti i video della serie Proviamole e anche il link per acquistare il gioco e se l'acquistate tramite questo link aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!